Ciao Stefano, Stefano Passatordi è il Ciao. fondatore di SearchEase, anche conosciuta come Ibrifo fino a poco tempo fa. Startup molto promettente, ormai sono 2 anni, diciamo, che Stefano calca le scene del mondo delle startup e intanto vorrei cominciare a capire da dove viene Stefano Passatordi, cioè qual è la storia di... Quanti anni hai? 28. 28, quindi giovanissimo, almeno dal mio punto di vista, Non si dice, e però. oh, finalmente ho un founder che ha meno capelli di me, insomma, che quindi è già una cosa. Non Senti, so. raccontami innanzitutto da dove vieni. Tu sei della Basilicata, questa regione strana e impervia nel sud Italia. Sono Potentino. Potentino. E preferisco chiamarla Lucania, Ok. ed è una regione ricca veramente, e potremmo essere più ricchi in Italia. E ho 28 anni e ho un background tecnico, ho preso una laurea in informatica, la triennale prima a Potenza, e poi la specialistica in tecnologie informatiche all'Università di Pisa. E poi subito mi sono laureato nel dicembre 2008 e da gennaio poi del 2009, insieme, diciamo, a un altro ragazzo, anche lui di Potenza, Carlo, che studiava con me a Pisa, abbiamo iniziato questo progetto che quindi all'epoca si chiamava iBree e che è un tool per fare snip and share. Quindi in pratica avevamo già pensato all'epoca questa barra che permetteva agli utenti di selezionare i singoli elementi di pagine web e poteva poi condividerle istantaneamente su tutti i maggiori sistemi social. Quindi come questa idea in realtà ci è venuta perché a noi serviva all'epoca, per motivi di studio, di dover appunto collezionare pagine web o parti di pagine web. E all'epoca c'era già Evernote, che ora è famosissimo, invece nel 2008 insomma iniziava a partire. E il caso della vita appunto ha voluto che a noi all'epoca Evernote non ci poteva soddisfare, non ci soddisfava, e quindi abbiamo deciso di, da buoni informatici, di svilupparci il nostro sistema. E quello che è successo è che dopo pochi mesi in realtà il sistema ha cominciato a prendere piede, e gli utenti sono arrivati da tutto il mondo, e poi nell'arco di 9 mesi, 6-9 mesi, abbiamo ricevuto i primi finanziamenti da DPixel, come ormai tutti sanno, e poi da lì, insomma, è nata tutta una storia che ci ha portato fino ad oggi ad arrivare a SearchEase. Quindi, classico scenario, ho un bisogno, me lo risolvo. E classico approccio appunto da programmatore, quindi invece di cercare me lo faccio. Però è interessante per me, voglio dire, anche capire il fatto che tu finisci l'università e dici io voglio diventare imprenditore. Cioè, com'è che non hai coltivato il sogno dello stage in un system integrator, che voglio dire, insomma, è uno No, degli sbocchi principali, diciamo, dei laureati in informatica. diciamo che ho sempre avuto sin da piccolo questa vocazione. Ricordo che quando avevo forse 14-15 anni, non so se ricordi l'epoca di eBay quando si vendevano le scarpe. Sì. Ecco, io sono stato uno dei primi in Italia ed ero minorenne e in pratica vendevo le scarpe dalla Cina, nei vari paesi, in Italia, anche in Europa, e io facevo solo da tramite. Ero molto piccolo e ricordo che arrivavano a casa questi pacchi di scarpe enormi. I miei genitori erano preoccupatissimi, ho detto: questo ora lo arrestano sicuro. E alla fine, insomma, già a quell'età avevo cominciato questa attività in proprio e andava molto, molto bene. Poi, insomma, la finanza se n'è accorta, abbiamo dovuto stopparci un po' in tutta Italia. Però questo, insomma, il senso è che sin da piccolo ho sempre avuto questa vocazione a fare qualcosa di mio. E quindi poi ho incontrato questo ragazzo Carlo all'università già a Potenza e ci siamo trovati subito su questo punto di vista. Anche lui voleva iniziare un'attività in proprio e quindi abbiamo deciso, siccome il settore informatico in realtà è l'unico che ti permette con un minimo investimento di poter partire con la tua attività, in particolare il web, allora, visto che avevamo le capacità per poterlo fare, la voglia di farlo, abbiamo deciso di provare, prima, diciamo, un nostro
percorso e poi eventualmente insomma cominciare a inviare dei curriculum. Fortunatamente fino adesso non ne ho inviato nemmeno uno, quindi insomma sono fortunato. Senti, allora, vi mettete lì, sviluppate questa cosa, cominciate a mettere, diciamo, la barra nel vostro browser, ci cominciate ad aggregare gli utenti, poi com'è che diventa azienda? Cioè, avete il prodotto, no? Quindi cominciate a capire che questo prodotto può funzionare e allora dite, buon, dobbiamo andare da un notaio a costituire un'azienda, andiamo a cercare i soldi. Qual è il percorso che avete fatto? Allora, innanzitutto, diciamo, noi siamo stati molto fortunati perché all'inizio, ovviamente, diciamo, le famiglie ci hanno sostenuto per i primi mesi e questo è un, diciamo, è un punto di vista, è un fattore importante. E, dopodiché abbiamo visto che gli utenti arrivavano e quindi abbiamo cominciato a pensare appunto che la cosa poteva crescere, doveva crescere e si arrivano quindi dei capitali. I capitali ovviamente siamo andati a cercarli dagli investitori, abbiamo cominciato a cercare su internet in Italia chi ci potesse essere e all'epoca ricordo che dpixel organizzava a Roma il Tech Garage, se non ricordo male, e noi scendemmo da Pisa, eravamo ancora a Pisa in quel tempo, scendemmo a Roma per vedere il primo Tech Garage e lì quindi conoscemmo Gianluca e lo contattammo nelle settimane successive e gli presentammo la nostra idea. E a loro piacque, quindi iniziamo i primi incontri fino ad arrivare poi all'investimento. Quindi in realtà tutto è partito dal fatto che noi, diciamo, avevamo capito che gli utenti arrivavano, che il sistema funzionava, che rispondeva a un need ben preciso e volevamo quindi scalare. Se arrivano questi finanziamenti, li abbiamo cercati. Siamo stati bravi, anche fortunati, nel trovarli comunque in tempi abbastanza brevi. Considera che era il 2009. E da quando abbiamo conosciuto, diciamo, da quando abbiamo visto la prima volta Gianluca, quando abbiamo ottenuto poi il finanziamento, saranno passati meno di 6 mesi, considerando che appunto in Italia nel 2009 non era come oggi, perché quello che c'è oggi in realtà è esploso negli ultimi 2 o 3 anni, quindi c'era molta meno informazione, molti meno contatti, era molto più difficile e siamo stati quindi credo bravi e fortunati, insomma. Puoi entrare più nel merito dell'accordo con Dettori? Cioè, non so se avete mai comunicato la cifra che è stata investita in IBRI? No, però insomma, non credo ci siano dei problemi. Allora, loro hanno investito 2 volte. Una prima volta era un seed che serviva a farci terminare il prodotto e testarlo poi realmente anche nel mercato americano. E poi invece un secondo investimento è avvenuto all'inizio di quest'anno, scusami, del 2011, e per un totale di poco più di 300 mila dollari. Ok, perché voi siete incorporati in America? Attualmente sì, quando siamo partiti con Carlo nel 2009 abbiamo fondato la società a Londra e poi è entrato dpixel, abbiamo deciso di chiudere a Londra e aprirla in America, in particolare in Delaware, e attualmente ancora siamo in Delaware. Voi però nel frattempo, allora quindi entra dpixel, il ruolo di dpixel oltre a mettere i soldi, cioè a un certo punto dpixel entra, c'è Dettori, insomma c'è una bella capoccia anche, insomma, tipo difficile da gestire, insomma, è difficile da gestire Dettori? Basta, secondo me, basta capire il tipo e basta saperlo prendere, nel senso che lui ha, come hai detto tu, ha una bella testa, quindi ha mille idee, allora a volte ti può travolgere con le sue idee. Se ti lasci travolgere, non può, spesso magari non porta risultati positivi perché ti fa perdere un po' il focus. Invece quindi devi essere in grado di capire quali sono, diciamo, devi essere in grado di poter filtrare i tuoi consigli, capire quali effettivamente vanno bene per il tuo caso e quali invece magari o in un momento futuro comunque non sono adatti in quel momento. Perché comunque, ripeto, lui ha diciamo questo estro, quindi ha molta fantasia, è molto bravo, ha molte idee, quindi però insomma. Quando uno fa una startup, in particolare quando non hai delle risorse, non hai persone, non hai molto tempo,
non puoi fare mille cose, no? Devi essere molto focus su qualcosa di specifico e andare avanti su quella strada lì. Beh, il processo con loro comunque è molto fluido, nel senso che voi adesso, diciamo, nei rapporti con DPixel, cosa fai? Li sentite continuamente, rendicontate? Cioè, come funziona il rapporto con l'investitore? Cioè, anche, voglio dire, oggi ha investito una cifra, diciamo, che in un seed è ragionevole, insomma, significativa, non è solamente un chip che si mette dentro per farti partire. Quindi anche il livello di attenzione per un fondo piccolo come quello che amministra DPixel, ha senso, voglio dire, dovrebbe crescere, no? Allora, hanno investito, diciamo, la cifra che ti ho detto adesso in realtà è stata spaccata in due parti. Quindi, come hai detto tu, una prima parte è stato un seed vero e proprio che era più o meno, se non ricordo male, 75 mila dollari ed è stato sicuramente il periodo in cui ci hanno seguito in tutto e per tutto perché noi non avevamo esperienza di come gestire una società e quindi loro da questo punto di vista ci hanno dato davvero un grande aiuto. Quindi ecco, il ruolo dell'investitore non è solo quello di metterci i soldi, ma anche e soprattutto quello di aiutarti a gestire l'azienda nel migliore dei modi, di offrirti degli strumenti per poter espandere il tuo business. Infatti Gianluca ci ha presentato un sacco di persone, quindi da questo punto di vista sia lui che Franco Gonella in realtà sono stati davvero molto utili anche in questo senso qui. Quindi quello di presentarti altri contatti, quindi espandere il tuo network, per in realtà poi espandere il tuo business. Quindi questo secondo me è il vero valore aggiunto che porta un investitore piuttosto che il vile denaro, anche se serve anche quello. Senti, sì. No, è nulla, quindi questo è quello che dicevi tu. In realtà c'è stata una prima fase in cui davvero ci sono stati molto, molto sopra, molto attenti. Poi ovviamente dopo hanno conosciuto meglio me, hanno conosciuto meglio anche tutti gli altri ragazzi e quindi hanno cominciato a fidarsi sempre di più. Oggi in realtà ci sentiamo quando io ho bisogno di loro per un qualche motivo oppure quando loro hanno qualche contatto da presentarmi. Quindi insomma ci sentiamo per fare i board della società, quindi più o meno insomma diciamo una volta al mese, una delle volte al mese. Senti, con i soldi, se non ricordo male, sono arrivati anche, insomma, degli advisor importanti dentro la società. Sì, a aprile o maggio del 2010, se non ricordo male, è entrato in società Lorenzo Tione, che credo insomma, ormai tutti quanti conosciamo anche in Italia. E lui quindi è attualmente un advisor della società ed è, diciamo, il suo ruolo per me è importantissimo. Uno perché ci apre un ponte non indifferente con gli Stati Uniti. In quanto lui avendo già fatto business lì ed essendo già conosciuto lì a mille contatti, a me insomma ci aiuta tantissimo quando magari ci presenta appunto delle figure, delle persone, delle società che a me possono essere utili. E, oltre al fatto che comunque secondo me ha una grande mente, nel senso che è molto orientato al prodotto. E davvero lui basta poco per poter capire a fondo il prodotto e dare subito dei consigli importantissimi. E quindi, insomma, per me è una grandissima risorsa, Lorenzo. Allora, C'è un secondo advisor che è arrivato da poco, che è Augusto Coppola. E Augusto in realtà diciamo, mi ha aiutato già da credo che insomma, un annetto più o meno che con Augusto. Ci sentiamo molto spesso, mi dà molti consigli. Ufficialmente è advisor della società da qualche mese, quindi credo che questa sia la prima volta che viene annunciato questo suo Beh, ingresso ufficiale. allora, siete ancora ibri. Quando è che da ibri decidete di fare un pivot e come ci arrivate a fare il pivot? Sì, parliamo del prodotto, poi ritorniamo un attimo sulla questione societaria perché poi nel frattempo ci sono dei cambiamenti. Quindi, quando è che a un certo punto dite, però ibri sì, è interessante come cosa, però se noi facciamo un pivot raccogliamo delle opportunità in più rispetto a quelle che possiamo perseguire adesso? Diciamo che questo passaggio è avvenuto quando siamo stati la prima volta negli Stati Uniti, in California,
Grazie a Lorenzo abbiamo avuto l'opportunità in poche settimane di poter incontrare angel famosi, CEO di startup importanti, investitori importanti. E quindi quando eravamo lì in California, avevamo ogni giorno uno, due, tre anche appuntamenti al giorno con queste persone. E quindi abbiamo raccolto tantissimo feedback. E alla fine, diciamo, il feedback di tutti si poteva riassumere nel fatto che sicuramente la tecnologia e l'idea era qualcosa di molto valido perché era semplice e potente. Dall'altro lato, però, loro lo vedevano ancora come un tool, quindi non una vera e propria applicazione completa. Quindi il consiglio è stato quello di, diciamo, di far passare il prodotto da semplice, tra virgolette, tool a applicazione vera e propria. Ed è questo, diciamo, questo è stato il suggerimento che quindi ci ha cominciato a far pensare, e da lì abbiamo cominciato appunto a pensare a quali potevano essere le varie evoluzioni. E questa è stata la fase sicuramente più difficile, perché in realtà quindi il pivot è iniziato da settembre, ottobre del 2010. E sta in qualche modo terminando solo adesso. Non è stata una fase immediata, non è stato qualcosa di semplice, appunto perché passare da un prodotto ad un altro cercando di mantenere quello che di buono era stato fatto e che doveva essere il nostro punto di partenza e trovare poi diciamo un riscontro da parte dei vari customer, ecco, non è sicuramente un qualcosa di molto banale. E quindi ecco, abbiamo investito quest'anno, il 2011, provando appunto a trovare una nuova strada. La prima alternativa che abbiamo trovato è stata appunto la Search Collaboration. Quindi, diciamo, da gennaio fino a giugno, luglio del 2010 abbiamo lavorato su questa piattaforma di Search Collaboration. Che quindi si basava su quello che era il core di Abry, quindi questa barra che ti permetteva di draggare gli elementi. Abbiamo aggiunto la capacità di poterlo fare in maniera collaborativa, quindi in tempo reale puoi vedere tramite la barra tutto ciò che gli altri collaboratori stanno collezionando. E in più poi abbiamo aggiunto questa parte, diciamo, di gestione dei contenuti appunto sul sito a parte, insomma. L'idea è stata poi testata due volte, una a Barcellona dove siamo andati ad un evento a Barcellona, siamo arrivati finalisti, quindi l'idea comunque abbiamo potuto constatare che non era un'idea stupida che piaceva, e la seconda conferma l'ho avuta poi a San Francisco dove appunto ho parlato ad un altro evento, ho potuto parlare con altri investitori i quali hanno confermato che l'idea era sicuramente un'idea promettente. Però ecco, mi hanno dato un consiglio che poi si è rivelato, diciamo, fondamentale. Mi hanno detto: la Search Collaboration, abbiamo capito tu cosa vuoi intendere, noi qua in America la chiamiamo Content Curation. E allora, dopo questo suggerimento, ovviamente mi sono informato e effettivamente, insomma, mi ero inoltrato in un mondo che a me all'epoca era, diciamo, conosciuto in parte, in realtà cambiando leggermente quindi il nome, non più Search Collaboration, ma Content Curation, ma collaborativa. Quello che è venuto fuori è che si è aperto un mondo, e un mondo che attualmente per noi si sta rivelando importante e che quindi ci sta dando un riscontro forte. Senti, i dati sulla traction li puoi dare? Sì, allora con il nuovo prodotto in pochissimi mesi abbiamo raggiunto 20.000 utenti registrati e considerando che noi non abbiamo assolutamente fatto operazioni di marketing se non diciamo quel contest organizzato in Italia, ma poi per il resto non abbiamo investito neanche diciamo un euro, un dollaro in pubblicità, quindi è arrivato tutto tramite il passaparola. Quindi sicuramente siamo soddisfatti, stiamo crescendo diciamo di mese in mese e tra poco, nelle prossime settimane, introdurremo dei sistemi virali che spero poi ci porteranno in brevissimo tempo all'esplosione della piattaforma. Ok, torniamo invece sul discorso assetto societario, no? Quindi in questo
diciamo, insomma, gruppo team, chiamiamolo team, diciamo che è più logico, sul discorso team. Quindi in questo periodo cambia anche il team, diciamo, di lavoro di Sì, esercizio. diciamo che Raccontaci. nel periodo che va dopo la prima visita in America, quindi settembre-ottobre 2010, a diciamo, i primi mesi del 2011, in realtà abbiamo passato mesi non facili per tutta una serie di motivi che sorvolo. E purtroppo, insomma, il ragazzo che aveva iniziato con me questo percorso, Carlo, per motivi privati ha deciso quindi di uscire e di intraprendere altre strade. Quindi io mi sono trovato all'improvviso, diciamo, a gestire il tutto da solo, diciamo, non solo a gestire, ma a dover ripartire, perché è stato appunto il periodo in cui avevamo stabilito di dover cambiare il prodotto e fare il pivot. Quindi mi sono trovato in pochissimo tempo a dover ripensare un altro prodotto, a dover mettere su un altro team, quindi a dover ripartire, posso dire, quasi da zero. E sono stato, credo, fortunato da una parte e anche bravo dall'altra, penso, perché ho conosciuto tre ragazzi durante uno startup weekend, che sono Carlo, Ludovico e Flavio. E, non li conoscevo, li ho conosciuti allo startup weekend organizzato da Augusto a Roma. E ho capito subito che potevano essere le persone adatte, e quindi diciamo è stata una scelta, come si dice, fatta d'istinto. E dopo un anno, assolutamente, io rifarei questa scelta e posso dire che per me sono fondamentali. Se non se avessi se, ecco, quello è stato un momento critico. Se io avessi in quel momento sbagliato le persone, probabilmente adesso non starei più a parlare con te, ma sarei in qualche altro posto a lavorare per qualcuno, molto probabilmente. Quindi per me, ecco, quello è stato un momento critico, è andata bene e quindi, insomma, ora andiamo avanti. Speriamo di espanderci a breve. Viene paura quando succedono queste cose? Paura. Non è, diciamo, non è paura, è stato un misto, per quanto almeno riguarda me, un misto di rabbia e poco paura. Insomma, sai, tu sai che hai un'idea, no? Sai che già ci hai investito tanto per poterla portare avanti, perché quello che io dico sempre è che quando uno dice ho una startup, faccio una startup, premesso che quindi non sia solo un sito web, ma davvero tu stai provando a fare una startup che vuoi farla diventare un'azienda, le difficoltà che affronti sono innumerevoli. E fai tante rinunce, fai tanti sacrifici, quindi poi quando ti rendi conto che magari per una stupidaggine oppure per un motivo anche importante tutto può saltare, è come se in qualche modo tutto ti crollasse in poco tempo, no? E quindi scatta in te qualcosa, è come fosse un istinto di sopravvivenza, per cui a tutti i costi tu vuoi andare avanti, ed è quello che io in qualche modo ho fatto. Ho stretto i denti, ho detto, diciamo, ho mantenuto la calma, ho fatto una lista di quelle che dovevano essere, secondo me, le priorità da dover seguire per non affondare, quindi per poter continuare. E quindi sicuramente la prima in cima c'era il team, e insieme quindi poi il prodotto, insomma, è andato avanti così. Per fortuna poi ne siamo usciti bene, quindi è stata una scelta positiva. E come gestisci la cosa con gli investitori? Cioè, Guarda, o in generale, se vuoi, diciamo, per usare un termine elegante, con gli stakeholder dell'azienda, della tua azienda, no? Cioè, tu hai una serie di persone a cui hai fatto promesse, ad altri hai preso impegni, ad altri hai detto stiamo facendo, sai cosa, eccetera, no? Poi succede una roba del genere e dici, cazzo, mo lo devo raccontare. guarda, diciamo che sicuramente qui entra anche in gioco molto l'investitore. Allora, innanzitutto, come ormai tutti sappiamo, l'investitore quindi punta prima sulle persone e poi sull'idea. Noi siamo proprio la dimostrazione, no? La nostra idea è cambiata dai research collaboration con the incubation, quindi ha fatto tre passi. Però noi, insomma, siamo bene o male sempre qui. L'investitore, quindi, in maniera intelligente, in questo caso TPXL,
capito la situazione. Ovviamente mi hanno chiesto di spiegare quali fossero i miei nuovi piani, come li avrei portati avanti nel tempo. E non hanno assolutamente posto alcun veto oppure creato alcun tipo di problema. Anche allora è piaciuta la nuova idea. Ho avuto bisogno di qualche tempo per fargliela, in qualche modo, assimilare, no? Perché comunque un investitore investe su un business plan, il giorno dopo se ne trova un altro, è ovvio che ci sia Certo. del tempo per poter capire questo passaggio. Però devo dire che non hanno creato alcun tipo di problema, quindi semplicemente sono andato da loro, gli ho detto le cose come stavano, gli ho detto che non volevo mollare, che avevo già altre idee per poter andare avanti, e alla fine è andata bene. Un occhio al futuro. Adesso voi siete arrivati a un punto, diciamo, in cui probabilmente avete bisogno, diciamo, di ulteriori investimenti per andare avanti. Cioè, se ormai avete lanciato il nuovo prodotto, vi siete, diciamo, dovete scalare fondamentalmente, no? Cioè, siete in questa situazione. Come vi state muovendo? Diciamo che in questo momento ci sono delle cose importanti in ballo, non vado oltre, e quindi insomma spero nel giro di qualche mese di poter chiudere un nuovo finanziamento, mettiamola così. Prego. Bocca al lupo. Senti, voi siete tipicamente un'azienda con un prodotto globale, cioè, voglio dire, la content, insomma, fa un sito sulla content curation, non lo fa per un mercato, per il mercato italiano, lo fa per il mercato internazionale. Come hai pianificato di gestire questa cosa? Cioè, si fa tutto in Italia e buonanotte, oppure cominciamo a... Anzi, beh, si fa tutto in Italia, no, perché voi avete già fatto una scelta molto precisa, che è quella all'inizio voi avete fatto la scelta di fare una società in America più che farla in Italia. Quindi, diciamo, la prospettiva è comunque quella dell'approccio globale, no? Cioè, come persegui questa cosa? Anche tu sei uno dei seguaci del modello Capobianco, che Sì, ormai va tanto di moda tra le startup italiane. devo dire che io ho conosciuto e incontrato Fabrizio una prima volta nel primo viaggio in America, e lui è stato molto gentile, ci ha ospitato nel suo ufficio, ci ha spiegato la sua storia, ci ha già raccontato quelli che erano appunto quello che è stato il suo percorso, e sicuramente è stato, diciamo, di forte ispirazione, perché su una cosa io sono d'accordissimo con lui. È sul fatto che in Italia, come menti, voglio dire, non abbiamo nulla da invidiare all'America o altri paesi. Abbiamo degli ottimi ingegneri, degli ottimi sviluppatori, delle persone che lavorano anche tantissimo, e non vedo perché bisogna per forza andare in un altro paese a trovare appunto, diciamo, il tuo core team. E quindi quello che ora stiamo appunto pensando che faremo è di far sviluppare, diciamo, quasi interamente il prodotto in Italia, per poi quindi venderlo in tutto il mondo, in particolare ovviamente in America. Questo quindi richiede che sicuramente ci sia una presenza in America, in particolare la mia nei prossimi mesi, però comunque il prodotto, la maggior parte delle persone che svilupperanno il prodotto, per quanto mi riguarda, saranno in Italia. Dove? Distribuite tra Roma e Potenza. Ok. Ma c'avete un ufficio o lavorate tutti quanti in remoto in questo momento? No, abbiamo un ufficio. Ora lo stiamo per cambiare, però comunque abbiamo un ufficio. Ok. Senti, stavo leggendo, ci sono delle cose che mi incuriosivano in questi giorni mi sono imbattuto, credo ieri, il fondatore di Asana, che è questo tool di collaborazione, cioè, ha pubblicato un post dicendo, ma insomma, tutte queste startupine che poi alla fine, quali sono le startup che cambiano il mondo? Cioè, noi stiamo, se ci concentriamo a fare tutte queste startup piccole, alla fine non abbiamo startup in grado di avere impatti globali.
come Facebook, come Google, eccetera. E questa è un, diciamo, riprende anche un tema che era uscito fuori alle web, in particolar modo dal fondatore, cioè dal fondatore, sì, dal fondatore di Napster. E dal managing director di, te lo dico, di Menlo Park, quindi Shervin Peshwar e Sean Parker e l'altro, che dicevano appunto, addirittura il fondatore di Menlo Park dice: "The world is a startup, noi dobbiamo ripensare il mondo in termini di startup". Ecco, tu come imprenditore, quando guardi alla parte, diciamo, etica del tuo lavoro, come la vedi? Cioè, come pensi di contribuire a cambiare il mondo in meglio? O se questo è in qualche modo una cosa che ti interessa, evidentemente, magari vuoi solo mettere la barca a No, mollo. partiamo dal presupposto che credo che chiunque, allora, chi fa, chi prova, chi avvia una startup debba per forza di cose pensare in grande, no? Chiunque avvia una startup e pensa in piccolo, del tipo faccio un'applicazione che la useranno nel mio quartiere, nella mia regione, anche solo nella mia nazione, secondo me è molto limitativo e il consiglio è a quel punto fai un'altra cosa. Quindi chi parte e fa, intraprende questo percorso deve già pensare in grande, cioè io sto sviluppando un prodotto che cambierà il mondo. Questo ovviamente è quello che tutti sperano, a cui tutti ambiscono. Poi in realtà le società e le startup che ci sono riuscite effettivamente sono poche e si contano sulle dita al massimo di due mani, forse anche meno. Quindi in realtà, ecco, questo è più che altro un obiettivo a lunghissimo termine ed è quella molla che ti spinge, che ti fa andare avanti, che ti fa passare i momenti di difficoltà. Non sono tanto d'accordo sul fatto che o si faccia una startup che alla fine davvero cambia il mondo come Facebook, oppure è inutile, perché eliminando quelle 10, 20, anche 100 magari aziende che sono famose in tutto il mondo, in ambito web in questo caso in particolare, ce ne sono altre migliaia che comunque fanno il loro dovere, che comunque danno da mangiare a tante persone, che se chiudessero diciamo sarebbe un problema per tutti. E tra l'altro, ciò che in realtà da queste persone non viene detto è che anche Facebook o anche le grosse aziende spesso diciamo, utilizzano altre piccole startup, tant'è vero che poi le comprano, per poter appunto sviluppare una parte dei loro prodotti. Quindi in realtà è l'unione che fa la forza in questo caso, no? Cioè è la collaborazione tra le varie aziende che poi può portare ad un prodotto che davvero cambia la vita alle persone. Senti, ma tu ti senti parte di un movimento? Cioè, Eric Ries parla di startup movement, cioè lui è, come dire, una specie di alfiere. Oddio, lui pensa che si considera più un santone, diciamo, dello startup movement. Tu ti sentiresti un discepolo di Eric Ries? No, vabbè, un discepolo di Eric Ries no, è troppo. Però, diciamo, secondo te fai parte di un movimento? Guarda, allora, se devo pensare al panorama italiano, devo dire di sì, nel senso che, ripeto, quando abbiamo noi iniziato non c'era nulla e quando io ho iniziato a scrivere il mio blog, l'ho cominciato appunto perché volevo aiutare le persone che come me non sapevano da dove iniziare. E il fatto che il mio blog in pochissimo tempo sia diffuso. Dimostra che comunque c'era questo forte bisogno di capire come fare questo in queste situazioni quando hai un'idea, la vuoi far diventare startup e poi azienda comunque. E, quindi da questo punto di vista in Italia in particolare sì, credo nel mio piccolissimo ovviamente di aver dato un contributo per far diciamo, crescere la situazione startup in Italia. A livello globale ovviamente sono un numero come ce ne sono altre centinaia di migliaia di imprenditori come me in tutto il mondo che cercano di diventare un numero importante, cioè di diventare, diciamo, di fare il passaggio da numero a nome. Io ora sono uno che ha una startup, magari in Italia, in America, ovunque. Domani spero di essere conosciuto come il fondatore di Sercis, CEO di Sercis, che quindi che vuol dire che è conosciuta e fanno nome e cognome. Ecco, quindi questo. Ok, prossimo passaggio significativo per Sercise.
Allora, innanzitutto nei prossimi mesi dovremo allargarci, quindi assumeremo altre persone, appunto perché il prodotto va bene. Il prossimo passaggio, per quanto mi riguarda, è sicuramente aprire in maniera un ponte con gli Stati Uniti, però questa volta un ponte, diciamo, saldo, un ponte costante con gli Stati Uniti, e per poi essere pronti a scalare, perché in realtà quello che leggo spesso è che il prodotto fa tutto. Il prodotto fa tanto, però anche il luogo che spesso fa la differenza. Ci sono startup in Europa che sono molto forti, che però sono sconosciute e magari hanno dei competitor negli Stati Uniti, in Silicon Valley in particolare, che non sono allo stesso livello. Però, dato, diciamo, tutto il network, l'environment che ci sta lì, hanno una cassa di risonanza molto maggiore, quindi sono più conosciuti di quelli che stanno magari in Europa. Quindi, purtroppo, per forza di cose, per come è adesso la situazione, se una startup vuole davvero scalare a livello mondiale, deve passare per forza dagli Stati Uniti. E quindi questo sarà il nostro prossimo passo importante. Invece da 5 anni dove sei? Tra 5 anni sarò in televisione a essere intervistato. No, spero tra 5 anni di essere indifferente, ripeto, tra Italia e Stati Uniti. L'importante per me sarà quello di aver raggiunto il mio obiettivo, ovvero di aver fatto diventare Esercise un'azienda matura, un'azienda che fattura, un'azienda che ha, diciamo, dei dipendenti e che sta bene e che cresce, insomma. Poi essere in Italia, essere in America, essere in Cina, per me è indifferente. L'importante è che il mio progetto cresca, che maturi e che si espanda, insomma. Senti, ma ti senti più un imprenditore seriale o un imprenditore che porta avanti la sua azienda fino alla maturità, no? Cioè sei più Jeff Bezos, no? Che comincia con Amazon e poi va avanti, o sei più Sean Parker, che ne so. Allora, a me piacerebbe, in genere a me piace fare varie cose, però mi piace portare a termine ogni singola cosa. Quindi, prima di tutto, porterò a termine questa esperienza con Sercis. Nel bene e nel male, ovviamente, spero nel bene. E quando avrò l'opportunità, credo di passerò ad un altro progetto tra qualche anno. Ok, allora, mio caro, in bocca al lupo Grazie. innanzitutto, e l'augurio è sempre che ci sentiamo l'anno prossimo con un update clamoroso su quello che state facendo. Speriamo, grazie mille. Ciao Stefano, Ciao Nicola, grazie, ciao. grazie.